Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Benissimo, un saluto cordiale a voi tutti, gentili radioascoltatori di Radio Saius TV di Treviso. Sono le 19.05 in studio Massimo Bonella. Un saluto anche a coloro che ci seguono dalle emittenti online a taglio locale, che sono collegate a reti unificate con quella che è l'emittente madre, Radio Saius TV RST. Dunque, benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Saluto subito alla regia, questa sera di turno c'è Modena, quindi a Ugo Moreno. Un saluto naturalmente anche a Rosario Moreno della regia della centrale di Treviso. Sempre un saluto anche a Paolo Gavazzo, che è lui che è un po' quello che è assistente a tutta la nostra trasmissione. Paolo Gavazzo di Pordenone. Dunque, come sapete, questa trasmissione da qualche settimana a questa parte si è rinnovata. Siamo tutti collegati, diciamo, a distanza, collegamento Skype. Io qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV da Mestre Venezia. Dunque, a Pordenone abbiamo Alviano Appi, che condurrà la trasmissione con i suoi ospiti, che adesso ci presenterà dalla sede dell'associazione Il Sicomoro di Pordenone. Dunque, cos'altro volevo dirvi ancora? Questa sera, vi ricordo, per coloro che ci seguono dalla Toscana e dall'Umbria, dalla Toscana intendo tutta la Toscana, praticamente da sotto la Versilia fino giù, sconfinando in Umbria, includendo tutto il lago Trasimeno, perché va in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter sul canale 190 di Teleidea di Chianciano Terme, mentre domani sera, per coloro che ci seguono dal Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, andrà in onda intorno alle ore 23 sulle frequenze del canale 46 UHF di VTC, Video Tele Carnia da Piancavallo. Quindi questo per quanto riguarda, ecco, il Triveneto. 19.07, non mi resta che dare la parola ad Alviano Appi, che ci presenta i suoi ospiti. Dunque, a te la diretta. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, e questa sera ho come ospiti Marco Marsili e Francesca Panfili. Sono degli amici di Gubbio, e Marco Marsili è un ricercatore su temi di frontiera, spiritualità, misticismo, temi diciamo anche di controinformazione, sull'ufologia, cerchi nel grano, e anche possiamo dire argomenti di archeologia. E poi abbiamo Francesca Panfili, che è naturopata, istruttrice di yoga, e sono delle persone che noi abbiamo conosciuto per una comune aspirazione del cuore, che è quella fondamentalmente ciò che ci tiene unito un po', è una ricerca della verità, una ricerca della verità che non pretende di avere la verità, è una ricerca della verità, è una ricerca del capire come funziona questo mondo meraviglioso e come l'uomo potrebbe vivere bene all'interno di questo mondo meraviglioso,
o al contempo di quali sono le cose che allontanano l'uomo da questo mondo meraviglioso e in qualche modo anche lo contaminano. Allora, con Marco e Francesca parleremo un poco di un viaggio. Voi avete fatto un viaggio lo scorso mese di novembre, siete stati in Sud America, però non avete fatto un viaggio da turisti, perché se si fa un viaggio da turisti, al giorno d'oggi un po' il mondo è tutto globalizzato e quello che possiamo trovare in un isolotto lo possiamo trovare a Londra, a San Francisco, a Brisbane. E avete fatto un viaggio accompagnando lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni in Sud America, in particolare in Uruguay. E quindi avete conosciuto, non siete stati in grandi alberghi, ma siete stati di più nelle case, avete incontrato gente. E con voi volevo chiedervi, dal punto di vista così della vostra sensibilità, un poco che cosa vi ha colpito delle persone che avete incontrato, di questa mentalità, di questo mondo. Diciamo sudamericano, che voi in una vostra cronaca, parlando dell'Uruguay, avete definito un paese ancora un po' distaccato dall'opulenza capitalistica. Do la parola alla Francesca e naturalmente vale anche per te, Marco, quando nel momento in cui desideri dire qualche cosa anche tu. A voi, ragazzi. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per averci dato la possibilità di parlare di quella che è stata la nostra esperienza in questo viaggio in America Latina. È stata la seconda volta per noi che siamo andati in America Latina. Eravamo andati precedentemente in Paraguay in un altro viaggio, come hai detto tu, non il classico viaggio organizzato e non il classico viaggio che le persone fanno, diciamo, per godersi pienamente Esatto. la vacanza. Abbiamo fatto questo viaggio qua, questo ultimo viaggio in Uruguay. Abbiamo avuto la possibilità di stare con Giorgio Bongiovanni, parte della sua famiglia e soprattutto con dei ragazzi di un progetto che si chiama Our Voice, che è un gruppo di giovani che si occupa di temi sociali. Abbiamo avuto la possibilità di stare a Montevideo, che è una città, una delle città più grandi, se non sbaglio, penso, dell'America Latina. Comunque è la capitale dell'Uruguay ed è una città che, come tutte diciamo, le grandi città dell'America Latina, presenta delle condizioni di forte contraddizione. Da un lato, moltissimi uomini ricchi che vivono sulla pelle di tantissime persone povere. E quindi, diciamo, già andare in uno stato così diverso dalla nostra opulenza, per quanto, diciamo, qui ci possono essere situazioni anche in Italia drammatiche di crisi, è sempre un orizzonte impattante, no? Sia interiormente che proprio anche fisicamente, perché ti devi rapportare con un'altra realtà diversissima rispetto a quella a cui noi siamo abituati. E quindi già questa è stata una cosa grande. In più, vivere queste contraddizioni proprio del mondo che nei paesi dell'America Latina ti vengono proprio ti vengono buttate di fronte senza alcun tipo di filtro, insieme ad una persona come Giorgio Bongiovanni, che è uno stigmatizzato che vive un'esperienza spirituale molto forte da diversi anni. È stata per noi un'occasione di, come dire, anche di studio, non solo che abbiamo sentito pienamente, diciamo, con il cuore, ma abbiamo potuto osservare anche tantissime situazioni e tantissime sensibilità diverse di un popolo che in parte si trova così proprio perché noi occidentali ricchi abbiamo imposto certe tipologie di standard sociale, politico, economico che impattano la vita di tante persone. E Certo. infatti in America Latina, diciamo,
una cosa che ci ha colpito tanto è che rispetto a paesi diciamo europei o anche l'America stessa, il Nord America, lì le persone hanno diciamo più possibilità. Non più che di possibilità, diciamo, hanno più consapevolezza di alcune situazioni che accadono nei loro, ad esempio a livello degli stati, a livello della corruzione, a livello della repressione democratica e sociale. E quindi rispetto a noi occidentali, i sudamericani ci possono insegnare un pochino di più rispetto a questo discorso del. C'è una maggiore, tu dici, c'è una maggiore coscienza. Sociale, una maggiore coscienza ambientale, perché anche sui problemi ambientali so che sono molto forti, specialmente per la presenza delle grandi multinazionali come la Monsanto, in cui diciamo i prodotti transgenici sono ampiamente coltivati nel Sud America e le popolazioni vivono i disagi che vengono da questo tipo di politica alimentare, in più anche le multinazionali delle miniere che avvelenano le falde acquifero lavorando con il cianuro, l'estrazione dell'oro, eccetera, causano grandissimi danni e le popolazioni le vivono proprio sulla loro pelle, perché non ci sono, diciamo, quelle tutele sindacali che, ahimè, anche da noi adesso stanno scomparendo, ma lì sono veramente molto, molto, molto poche. Sì, come dici tu, più che di maggiore coscienza sociale delle persone, quello che si nota è che c'è maggiore distanza tra l'istituzione e il cittadino, nel senso che essendo comunque popoli che in qualche modo hanno dovuto subire il nostro modello di democrazia, il nostro modello di economia, il nostro modello sociale, religioso e così via, hanno diciamo il coraggio di ribellarsi maggiormente, non vivono magari come noi qui in Europa, che comunque volenti o nolenti è un po' la patria della cosiddetta democrazia che oggi domina nel mondo con tutte le sue contraddizioni, ma anche con diciamo anche con la sua cultura dei diritti, ad esempio. Noi lo viviamo diversamente questo tipo di approccio rispetto a delle leggi antidemocratiche, rispetto a delle situazioni sociali critiche, e come dici tu, poi dopo è impattante vedere anche quanto le multinazionali, le grandi aziende e soprattutto gli effetti collaterali gravosissimi della globalizzazione in America Latina hanno avuto un impatto fortissimo sulla popolazione. Di pochi giorni fa la notizia dell'uccisione di un ragazzo che si batteva per la causa Mapuche, che è una popolazione locale che si trova in Argentina e che sta diciamo subendo i danni di una politica economica veramente fascista da parte di multinazionali come la Benetton, che sono multinazionali che noi qui conosciamo per diciamo la bella facciata del negozio, e invece lì procurano dei danni immensi. Quindi vedere anche quanto è impattante il nostro tipo di economia che veramente si può definire qualcosa di antisociale, antidemocratico, e lì si vede fortemente, mentre noi qui diciamo non ci rendiamo conto, vediamo solamente l'aspetto positivo del progresso. Sì. Senti, Marco, voi siete andati giù, dicevamo, con Giorgio Bongiovanni, ed invitiamo chi ci ascolta ad approfondire la conoscenza delle attività di Giorgio sul sito. Basta digitare Giorgio Bongiovanni e voi potete entrare nel sito. Innanzitutto dobbiamo dire che Giorgio Bongiovanni è un giornalista, è il fondatore della rivista Antimafia 2000, ma è anche uno stigmatizzato da molto tempo, dal 1989, che vive un'esperienza mistica. Voi, Giorgio Bongiovanni, diciamo, Marco, almeno dall'esperienza che io che lo conosco da tanti anni qui
in Italia è veramente poco conosciuto, poco nominato, poco invitato in trasmissioni per parlare di quelli che sono di quella che è la sua esperienza, che cosa vuol dire portare i segni di Cristo nelle proprie mani, nei piedi, ma anche nel costato. Però in Sud America so che c'è un impatto diverso con la sua figura. Tu che cosa ci puoi dire a riguardo? Sì, buonasera Alviano, buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori, innanzitutto. Ma io posso dire che effettivamente è stato detto, no? Nemo profeta in patria. E questo è stato, in questo viaggio, lo abbiamo toccato con mano, perché Giorgio Bongiovanni, appunto, come tu hai detto, oltre ad essere il direttore della rivista Antimafia 2000, che ricordo è l'unica rivista in Italia che si occupa esclusivamente di mafia, dove e di antimafia, in Italia dove la mafia è nata, è anche un dato importante questo da sottolineare. Oltre a questo è soprattutto, io direi, una persona, un essere umano che vive un'esperienza spirituale e proprio umana molto molto importante, molto impattante. La vive da circa 30 anni, perché nel 1989 lui a Fatima ha ricevuto le stimmate, quindi questa realtà ovviamente ha stravolto e coinvolto tutta la sua vita, tutte le sue attività. Quindi per noi vorrei dire innanzitutto che è stato un grande onore poter vivere, direi quasi praticamente convivere con lui per questi giorni, con lui e con parte della sua famiglia, perché abbiamo potuto toccare con mano e vedere con i nostri occhi da vicino come si svolge la quotidianità di un uomo incredibile, di un uomo che dedica tutta la sua esistenza al miglioramento di questa società, in un modo o nell'altro, dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista sociale, pratico, concreto e fattivo. Quindi questo innanzitutto. E poi, come dicevi tu, abbiamo notato... Beh, scusa, che adesso che accennavi anche pratico e fattivo, lì Giorgio so che ha fondato un centro che aiuta i bambini di strada. Sempre dove va Giorgio, sia in Argentina che in Paraguay, cerca di dare vita a qualche cosa che aiuti in particolar modo i bambini, ma la società in genere. Assolutamente sì, infatti abbiamo avuto anche l'opportunità di vivere questa situazione quando abbiamo contribuito nel nostro piccolo, abbiamo partecipato alla mensa comune, proprio dar da mangiare, dare dei pasti caldi alle persone della calle, alle persone della strada. E, sì, effettivamente è così, ovunque lui va, ovunque Giorgio inizia ad operare e ad attivarsi, nascono questi centri, queste realtà. Ed è significativo, no? Perché poi alla fine, oltre alle teorie, più delle teorie e delle chiacchiere e delle teologie, sono i fatti quelli che contano. Quindi diciamo che quest'uomo, Giorgio Bongiovanni, di fatti ne compie da 30 anni e seri, profondi, che impattano molto le vite e le relazioni delle persone con cui lui entra in contatto. Dà senso quest'uomo, la sua attività dà senso alla vita di molte persone, quindi assolutamente. Quindi dicevo, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano il fatto che lui in America Latina è non solo ben accetto, ma è tenuto in piena considerazione il suo discorso, sia il suo discorso spirituale, sia appunto il suo discorso sociale, che tocca anche, dicevamo, i temi dell'antimafia. Non hanno in Latino America nessuna difficoltà a conciliare questi due aspetti dell'opera di Giorgio Bongiovanni.
Diciamo che dal punto di vista del, così, dell'informazione, io ho visto che ci sono state interviste sue, avete potuto partecipare, cioè c'è anche dal punto di vista mediatico uno spazio che viene dato a Giorgio che qui assolutamente non viene considerato. Assolutamente, assolutamente. Lì abbiamo, abbiamo visto che lui è stato accolto dalla TV nazionale come l'equivalente della nostra RAI, Canal 10, quindi e in maniera positiva, costruttiva, aperta, appunto accogliente, non con delle trappole mediatiche come è accaduto in varie occasioni qui in Italia, nelle poche volte, nelle poche occasioni in cui è stato invitato nei nostri programmi italiani, è stato trattato con sufficienza, hanno cercato di ridicolizzare le sue attività, a mio avviso senza riuscirci, perché non c'è niente da ridicolizzare, perché i fatti parlano. Ma lì in Latino America lui è accolto a braccia aperte, appunto anche dal sistema mediatico, e questo ci ha sorpresi, perché lo sapevamo, ma viverlo in diretta è stato molto coinvolgente, sia per quanto riguarda la TV, sia per quanto riguarda delle trasmissioni radiofoniche e altri generi di, e altro genere di interviste che gli sono state fatte. Vorrei dire che in TV anche sua figlia Sonia Tabita Bongiovanni ha potuto parlare del progetto Our Voice, che è un movimento culturale internazionale che utilizza i mezzi, gli strumenti offerti dall'arte per la denuncia sociale, per combattere, lottare a favore della giustizia, della libertà, della fratellanza, della pace nel mondo e di tutti quei valori virtuosi che purtroppo oggi vengono bistrattati e che soprattutto trovano un totale o quasi totale disinteresse da parte dei giovani. Ricordiamo che Sonia Tabita Bongiovanni ha 16 anni, mi sembra, quindi è una vedere questa ragazza anche qui, toccare con mano e vedere con i propri occhi questa ragazza che da mattina a sera, anziché godersi una passeggiata sotto al sole, ha fatto altro che organizzare eventi, spettacoli, coordinare riunioni, è stato per noi molto molto coinvolgente, molto istruttivo e molto significativo, ce lo porteremo nel cuore. Guarda, adesso che tu dici questa cosa, il fatto di vedere una ragazzina e dei ragazzi che la seguono, che invece che preferire, questo non vuol dire che loro non siano in grado di divertirsi, secondo me vedo che loro invece fanno molta unità, vivono bene, sono comunque ragazzi allegri, però il fatto che si impegnino veramente, seriamente per dare un messaggio di legalità, di pace, di giustizia, maggiore armonia su questo mondo, contro le guerre, eccetera, e mi viene quasi a far pensare che c'è una grande urgenza se i ragazzi fanno così. Francesca, tu che cosa pensi rispetto a questo, e com'è la risposta dei ragazzi del Sud America rispetto alle proposte di Sonia Bongiovanni? Allora, diciamo che rispetto a questo che dici tu, che c'è una grandissima urgenza da parte dei ragazzi di cercare delle risposte a delle domande che loro, quando diciamo per fortuna non si lasciano influenzare dai mezzi di comunicazione, da una televisione che lobotomizza sempre di più le menti dei giovani, è molto positiva, è molto positivo l'impeto che loro hanno, e questa cosa in America Latina è ancora più forte, proprio per il discorso che si faceva prima, perché
diciamo c'è meno distanza tra lo Stato e le persone, o meglio, anche se c'è molta corruzione a livello statale, però le persone hanno un senso civico, comunque riescono a ribellarsi perché molto spesso non hanno nulla da perdere, e invece noi qui abbiamo tantissime comodità da difendere. E lì in Sud America abbiamo visto con nostra grandissima sorpresa e gioia che ci sono tantissimi giovani che si stanno unendo a questo progetto che si chiama Our Voice, che è un progetto laico e che appunto riunisce i giovani attraverso il loro linguaggio, che è l'arte, la comunicazione attraverso la danza e il teatro, ed è una realtà meravigliosa. Tu pensa che nei giorni in cui noi siamo stati lì, questi giovani, che erano veramente tanti e che provenivano da tantissime parti diverse del Sud America, hanno organizzato molte attività. Ci sono stati dei ragazzi addirittura che venivano dal sud dell'Argentina, che per arrivare a Montevideo hanno fatto più di 30 ore di auto e di mezzi, diciamo che lì non sono come i nostri, anche la semplice semplice autobus che ti porta da una città all'altra, e quindi veramente giovani motivatissimi che sono determinati e pronti a portare avanti questo progetto di cambiamento e di rinnovamento, che è aperto a tutti, indipendentemente dalla religione di ciascuno, dai credo politici, religiosi o dai contesti sociali di provenienza delle persone che appartengono ad Our Voice. E lì è un movimento che si sta espandendo a macchia d'olio. Pensa che nella città di Salta, in Argentina, dove c'è uno dei giovani che è responsabile del movimento lì in Argentina, che si chiama Leandro, sono addirittura già 40 giovani che si sono avvicinati al movimento culturale Our Voice, così diciamo con l'impeto e con la forza delle idee di una ragazza di 16 anni che ha creato questo movimento, tra l'altro quando era ancora più piccola, quindi è un segno di speranza. Sì, aveva 12 anni Sonia quando ha fondato questo coso, che adesso sta esplodendo effettivamente. Aveva 12 anni. Sì, esatto. Guarda, vi chiedo una cosa. Tu dicevi prima che noi abbiamo tante cose da difendere, ma non è forse che stiamo pagando un grosso debito noi alla ricchezza materiale, che è quello di una perdita di sensibilità, di empatia, di emozioni, rispetto a quel mondo? Se voi dovreste fare un confronto, non stiamo pagando un grosso debito noi occidentali difendendo le cose che abbiamo, le cose? Se posso vorrei dire due parole al riguardo. Sì. Allora, sicuramente, secondo me, non tanto gli averi materiali, no? Ma l'utilizzo e l'importanza che diamo a questi averi, a questa materialità, a questo eccesso di materialismo che riscontriamo dalle nostre parti. Questo sicuramente ci allontana e ci ha allontanato come singoli individui prima e come collettività poi, da tutti quei valori che una società invece più che mantiene relazioni meno vincolate alla materialità, sperimenta, valori che questa società sperimenta. Questo sì. Quindi non tanto, a mio avviso, la quantità di beni, ma la qualità che gli attribuiamo, ecco. Sì. Adesso ci mancano proprio due, tre minuti. Volevo dirvi, avete dal punto di vista spirituale, avete visto
Per esempio, c'è stato il ritrovamento di una pietra particolare con una raffigurazione della Vergine. Nel momento in cui voi stavate rientrando a casa di una famiglia povera che segue comunque l'opera di Giorgio, eccetera, c'è stata la sanguinazione di una statuetta della Madonna, una sanguinazione, lacrime di sangue, come è successo da noi per la Madonnina di Civitavecchia, eccetera. Però queste cose da noi muoiono subito. Là invece hanno una grande attenzione. È vero che anche in Italia, quando ci sono questi segni, la gente, specialmente la gente più semplice, tende a muoversi, ma dopo quasi tutto viene fermato, viene bloccato. Lì invece c'è una sorta di sensibilità o di spiritualità più accesa. Avete potuto sperimentare questo? Sì, assolutamente. Bisogna ammettere che la loro spiritualità è un po' meno bigotta e un po' più sentita con il cuore. C'è anche da dire che le sfere spirituali, chiamiamole così, il cielo, mette in atto prodigi, se così possiamo chiamarli, in tutto il mondo, in tutte le culture religiose, e lo fa ormai da centinaia di anni, da un paio di cento anni a questa parte, in maniera con una frequenza crescente, diciamo. E lo stesso Giorgio Bongiovanni è un segno vivente, ne è la prova. Nel suo corpo sono riprodotti le ferite della passione del Cristo, ed è un, passatemi il termine, è un prodigio, tra virgolette, che viene, certo, che viene posto in essere da queste potenze celesti, dalle sfere spirituali, per risvegliare, per scuotere e risvegliare le coscienze assopite. E effettivamente dobbiamo ammettere che lì abbiamo riscontrato una spiritualità più accesa, più attenta e non superficiale, al contrario di quanto si potrebbe pensare. Quando c'è un eccesso di entusiasmo, a volte c'è anche superficialità, e invece lì dobbiamo dire che non è così, perlomeno per quella che è stata la nostra esperienza, le poche relazioni che abbiamo intessuto con qualche decina di persone, ecco. Quindi questo abbiamo visto, che la loro spiritualità è sì più entusiasta, ma non più superficiale, tutt'altro, è una spiritualità profonda, sentita fino veramente alla radice dell'essere. Sono persone anche di cultura più profonda rispetto alla media a cui siamo abituati dalle nostre parti. Questo è anche un dato sociale molto importante, secondo me, da valutare, perché sì, anche se materialmente hanno meno, magari anche meno possibilità di studio, che adesso non vorrei addentrarmi in un discorso che non è il mio, diciamo, però ho notato che la loro cultura è fervente sotto tutti i punti di vista. Quindi questo sì, bisogna ammettere, la loro spiritualità è diciamo vissuta più della nostra, più sinceramente rispetto a noi, ecco. Noi la viviamo un po' come una tradizione, e questi eventi come miracoli, così, e loro invece hanno una onestà spirituale che ci ha colpito molto. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati allo scadere del tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio tantissimo del tempo che ci avete dedicato, delle vostre riflessioni. Grazie. E speriamo di poter, anzi senz'altro avremo modo di approfondire con voi gli altri discorsi che riguardano i temi che a voi sono cari. Allora, ciao Francesca Panfili, grazie, ciao Marco Marsili. Ci vediamo, Elviano, e un abbraccio a tutti, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, anche a Massimo Bonella. Ciao ragazzi. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ecco, Massimo, a te la linea, e un buonasera a tutti.
Grazie dunque Alviano Appi. Allora, da Pordenone ci spostiamo a Venezia. Dunque, prima di concludere, due notizie. La prima è la seguente. La estrapolo da ansa.it nella sezione Mondo, dove vi faccio una sintesi strettissima. UFO, il Pentagono ammette indagini della difesa USA. Dunque, il Dipartimento della Difesa USA ha continuato ad indagare sugli UFO sino a 5 anni fa, quando ha messo fine ai finanziamenti di un programma avviato nel 2007 per un totale di $22 milioni. Il Pentagono ha ammesso ora, per la prima volta, l'esistenza del programma, che non era classificato ma era noto solo ad una ristretta cerchia di persone. Lo rivelano alcuni media americani. Gli UFO sono stati ripetutamente al centro di indagini per decenni negli Stati Uniti, anche da parte dell'esercito americano. Quindi questo, insomma, queste notizie oramai vengono dette da, come sentite, ad alti livelli, anche dai media importanti. Viene riportata dall'ANSA, il Pentagono ammette indagini della difesa USA, quindi si è mosso parecchio, ecco, ad alti livelli, sottolineo. Quindi vorrei vedere ora qui personaggi che ogni tanto compaiono in le TV italiane nazionali, che vogliono sempre buttare fango addosso a questi argomenti, se hanno poi il coraggio di andare contro questi media americani oppure su queste, insomma, istituzioni a rimproverarli, a dire che non esistono, è frutto di fantasie umane o cose di questo genere. Bene, abbiamo capito dunque una cosa noi giornalisti, che ci piace approfondire, entrare nella notizia, almeno una parte di giornalisti, per essere chiari, che qualcuno sta buttando del fango, sta annebbiando alcuni argomenti, come ad esempio quello dedicato all'ufologia. Ancora una notizia. Maurizio Tramonte, condannato definitivamente all'ergastolo, così come Carlo Maria Maggi, per la strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, è stato estradato in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato ed arrestato nei mesi scorsi in seguito a indagini del ROS. E con questa notizia alle 19.40 termina qui Pineta Oggi, eventi nel mondo. In studio qui a Pineta Oggi TV Massimo Bonella, in collegamento Skype da Pordenone abbiamo avuto Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro, che appunto ci ha presentato e ha dato spazio a ospiti importanti, dove hanno raccontato la loro esperienza in America Latina, e naturalmente un ringraziamento per la regia di Saius TV, RST Radio Saius TV, questa sera di turno a Modena Ugo Moreno, all'assistenza generale di Paolo Gavasso, collegato da Pordenone. Dunque non mi resta che ricordarvi, tra breve, tra circa 20 minuti, dalle frequenze di Teleidea Toscana, il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter. Quindi per coloro che ci seguono dal centro Italia, vale a dire da sotto la Versilia fino giù sconfinando in Umbria, includendo tutto il lago Trasimeno, parte della provincia di Perugia e Terni, potete seguire alle 20, circa alle 20, il nostro settimanale. Un'altra notizia ancora, che riguarda sempre Pineta Oggi Reporter: da oggi, da questa settimana, andiamo in onda anche da Rete 3 Calabria, Rete 3 DGS, una emittente regionale, che appunto ci ripete la nostra trasmissione, il nostro settimanale. Domani sera invece su Video Telecarnia, intorno alle ore 23, per tutto l'Alto Adriatico. È veramente tutto, 19.42, linea alla regia per il proseguo della programmazione di RST Radio Science TV, che la potete vedere anche sulla piattaforma, anche con i nuovi televisori Smart TV. Grazie ancora e buon proseguimento, appuntamento a martedì prossimo e domani sera alle 18.30 con Spazio Aperto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.